È proprio lui, Stefano Petrucci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao Stefano, come va? Non c'è male, sentivo l'Agostinelli dei cantanti. Senti, ma che rapporto c'avevi con Mal? Rapporto nessuno, per fortuna. Beh, però va fatto, a noi ha fatto battere il cuore stamattina. Piaceva, a le donne, perché piaceva moltissimo. Era l'avvocato Agostinelli della canzone. Sì, eh? Sì. Sì. Ma più lui o più Fred Buongusto, stai, come no, charm? Lui anche, perché lui era, cioè, per buon gusto piaceva alle signore. Andava forte che zie, andava forte che zie, dice. Andava forte come zie, quello che succede a quelli dell'età mia. A me pure tanto, ti dico la verità. Ammazzano. Sono proprio soddisfazioni, no, questi. Quelli che ti vedono proprio, guarda quanto è bravo. No, a me Stefano, sai quando mi fa impazzire, quando ci ricorda, quando qualcuno si avvicina. Tu che hai visto giocare, chi era? La cosa più triste. Uno recentemente per radio mi ha chiesto Beppi Moro. E poi dice, ma lo conosci? Lo conosco nel senso che ho studiato. Beppi Moro ha smesso di giocare che io c'avevo un anno. Ecco, appunto. Ecco, quindi, e non giocava più mai con la Roma. Ma guarda che sbaglio, quando si avvicina una certa età, io e Dario andiamo per i 40. Una volta davanti a uno scaffale del supermercato c'era un gruppetto di sbarbate, 16-17 anni, facevano casino. A un certo punto una ragazzetta 17 anni fa: basta, fate piano, sennò deve fastidio al signore. Al signore. Al signore. Ecco fatto. Finita la al giornata. Signore, m'ha ammassato. A proposito di anagrafe, prima abbiamo sentito Mario Corso. Caro Stefano, pensavamo fosse un po'. No, no, non diciamo cretinate. I bolliti siamo noi, ecco, mettiamo questi termini. Cioè, aveva una verve, un veleno, una voglia di raccontare calcio, ma anche di commentare questi ultimi bugiardare il sistema episodi, arbitrale. Sì, con una serie di valutazioni sulla permalosità di questi arbitri che faticano ad applicare il regolamento, poi però se li sfiori, se protesti, fanno la faccia quella cattiva, fanno il grugno ignorante, te fanno beccare quattro giornate, te la fanno pagare sul referto, poi sul rapporto. Ha parlato di situazione scandalosa, riferimento poi a Braschi, ha detto un personaggio strano, perché poi gli dice che i suoi arbitri sono i migliori, e poi vediamo quello che succede a Borca Valero e tante altre belle cose. Ma insomma, sì, ci vuole la faccia di tolla di Braschi, insomma, che ha cominciato a esibirsi da lunedì giustificando le nefandezze di Rizzoli, ha proseguito poi con Gervasoni. Io non ho motivi di particolare simpatia nei confronti della Valle, ma io devo dire che quello che sta succedendo alla Fiorentina è dello scandaloso, perché insomma non possiamo dimenticarci in che modo gli è stata tolta la partecipazione alla Champions League, conquista, a proposito di cose vinte sul campo, conquistata ampiamente sul campo, no? Abbiamo visto com'è andata, e quello che è successo, siccome è documentato dalle immagini, non ci sono altri riferimenti possibili tra lui e Borca Valero, cioè è una cosa, gli dà una specie di, non si capisce se è una toccatina, un mezzo pizzicotto, è una cosa proprio di una banalità. Lui è lesa maestà, questo è evidente, cioè non basta fare tutte le zozzerie del mondo, ma bisogna essere anche rispettati come si fosse, appunto, che ne so, la Madonna Pellegrina. E questo fa veramente schifo leggere, come stamattina da Braschi ho visto sulla Gazzetta, 250 partite, sono, quant'è, ha fatto, sono 5 errori, insomma, ce ne sono 5 errori per tempo di ogni partita, è quello che vediamo, insomma, anche dalle cose più banali, i calci d'angolo che non vengono assegnati, le rimesse laterali assegnate a rovescio, le punizioni non viste, infatti ce le ricordiamo, solo nell'ultima partita una direzione direi dignitosa, quella di Massa, a un certo punto c'è un fallo su destro che è una cosa che lo vede un bambino a un chilometro e lì non viene sanzionato, come si fa a parlare? Cioè, è proprio una categoria di squallidi, è una categoria di mentecatti, di sfigati, no? Ma siamo a questo livello qua, perché quelli non mi tocchi, no? Non si azzardi, no? E questo è quello che è successo ieri l'altro giorno con la Fiorentina, è veramente disgustoso, ma non per gli incroci, perché io qui non penso nemmeno ai grandi complotti in stile triade. Ormai siamo al livello che i grandi, quelli che contano, non hanno bisogno di chiedere. Perché comunque il servitore è sempre pronto, no? a servire, anche a rendersi utile anche quando non gli viene richiesto l'intervento. E poi c'è una incapacità totale, una mediocrità assoluta, è il calcio che è stato completamente devastato. Cioè, oggi mi pare che oggi sia uscito, sì, sul Fatto Quotidiano c'è un articolo di Zigliani, che è passato inosservato, quello che è riuscito a combinare Platini con i prossimi europei, che è una roba da 54 squadre che partecipano, 8 in più nella fase finale, 2 anni di partite, non so quasi
più di 250 credo le partite che ci saranno, con dentro Andorra, con hai sa tutti i voti, Stefano. Ma è una roba che non, cioè, tra l'altro poi dice, finirà anche la cosa delle televisioni, perché un giorno questi che cacciano i soldi si renderanno conto di quello che comprano, perché se gli vendono Andorra Kazakistan, no, in orario alle 20:45 come evento serale, ma sono partite che non, ma magari è una cosa. Ma come, qual era il tuo giudizio, non sul calciatore chiaramente, sul personaggio Platini quando ancora giocava, perché noi eravamo bambini quando ha smesso, avevamo 12-11 anni. Ti ripeto, a me mi fece una buona impressione quando lo conobbi in una partita straordinaria che non mi scorderò, in Inghilterra, quando la nazionale di Lega inglese affrontò una mista che fu affidata a Robson, l'ex City inglese, con dentro Robson fu spiritosissimo alla vigilia, che disse: mi servirebbero tre maglie numero 10, perché c'erano Maradona, Zico e Platini, che aveva smesso tra l'altro da qualche mese di giocare, era una cosa estiva, e lì fu molto carino, parlò insomma dicendo che lui aveva praticamente finito, era finito quando la Juventus vinse con il suo gol la Coppa Intercontinentale, cioè in realtà ha ridotto già molla quell'anno perché ha votato tutto, era poi da dirigente un disastro. Io come persona ero agghiacciato dalla famosa uscita che ricordavamo l'altro giorno, perché lì purtroppo c'ero, proprio presente, quando scese dalla scaletta dell'aereo tornando dalla Isel, e qua la prima domanda che gli fu fatta fu chiaramente un ricordo delle decine di persone di tifosi della Juve che erano morte la sera prima, e lui se ne uscì con la famosa frase: ancora con questa storia, cioè che era una cosa fantastica, come se gliel'avessero chiesto, come se fossero passati 30 anni. Lì ho cominciato a vacillare, ecco, sulla, ma sai, i giocatori che si presentano bene, e penso ad Albertini, penso anche, me ne vengono in mente tanti altri, però non ha detto che siano dei geni o comunque dei grandi dirigenti. Io questa è una cosa che ormai ho maturato da tempo, ci sono un sacco di esempi. Lui, questo come dirigente è un disastro, se sarà buono a fare gli affari suoi, a portare queste, cioè, le 250 partite non sarei inventato perché è matto, ma perché pensa di portare così maggiori diritti televisivi, introiti. È pur vero che poi la corda si spezza, perché se tu vendi il guano è chiaro che poi alla fine qualcuno comincia, no, ad affinare un attimo l'olfatto, e la volta successiva ti molla la cosa, no? Sì, direi di sì. Stefano, provando per un attimo ad affrontarla questa settimana, l'auspicio qual è? Al solito, che la squadra si isoli, che Rudy Garcia faccia in modo che il gruppo non risenta delle tensioni. Certamente c'è da preparare una partita delicatissima per tanti motivi. Perché l'Inter si sta riprendendo, perché lo stadio sarà a vuoto, non dico che saranno più gemellati che i padroni di casa, però è veramente una partita di quelle che se superi a livello di ostacolo poi puoi veramente pensare di rimanere lì fino alla fine e vender caro la pelle, eh? Sì, assolutamente sì, anche perché poi ce n'è un'altra. Cercheremo di curare questa ossessione di Benitez, che anche non contento, no, delle sue corna notevoli, visto quello che sta combinando, no, con Napoli, anche ieri al suo riferimento la Roma corre, ma dovrebbe, infatti ce la stiamo già facendo sotto. Tra l'altro la Roma rischia, se le cose vanno bene, nella peggiore delle ipotesi di presentarsi a Milano, a Napoli, con questo distacco, con la possibilità poi di recuperare la partita col Parma, quindi di giocarsi la partita stavolta con assoluta tranquillità. Io è proprio la partita che non vorrei perdere questa, anzi che mi piacerebbe veramente vincere, perché Benitez mi è andato sullo stomaco ormai da un pezzo, però quella di sabato è indubbiamente la partita più importante per le condizioni in cui si giocherà, e poi per questa prospettiva, che c'è la possibilità, è uno degli ultimi scogli per mettere veramente un argine tra sé e le quelle che inseguono, ecco. Poi con la Juve succede quello che succede, tanto voglio dire, ho la sensazione, insomma, sempre più marcata, che pur vincendo quasi tutte le partite comunque con questi rimani sotto. Tanto l'Inter che recupererà Hernanes, avrà a disposizione Mazzarri, salvo sorprese pure D'Ambrosio, e poi stanno tutti a aspettare stai in calcio di rigore, perché non si può non tornare sempre allo stesso argomento. Prima ne parlavamo pure con Mario Corso, che diceva: vabbè, a questo punto, visto che i rigori all'Inter non glieli danno, nonostante da statistica arrivi nell'area avversaria, imparassero a tirare le punizioni. Ma qualcosa molto di anomalo c'è, certo. Voglio dire, non stiamo parlando della squadra più forte e più in salute del campionato, ma in area di rigore avversaria ci sarà arrivata qualche volta, però a marzo. Però è quello,
non è un complotto anti-Inter, è proprio il livello, no, e questo è sempre, torniamo sempre allo stesso discorso, non li vedono, non vedono quello, e poi magari ne danno uno che c'è, speriamo non sabato sera. Credo che ci sia, anche se cioè, non è che Milan e Inter, no, l'abbiamo detto, per motivi diversi, non è che vivono stagioni di grande potere, di grande capacità di influenzare, e questa è anche una delle grandi fortune della Juventus, insomma, che sono a vivere il momento di maggiore organizzazione nell'anno, negli anni del declino. Io non so quanto quanto voi, quanto lungo, insomma, delle due milanesi, delle due rivali storiche. Però sì, ecco, mi auguro, insomma, che non sia, cioè io non, ho quasi per scontato che l'Inter prenda un rigore, ecco, mi auguro che nelle prossime partite, mi auguro che quella non sia questa, che comunque se questa accadrà, che non sia un rigore in grado di determinare il risultato. La Roma, diciamo, una Roma serena, consapevole, grintosa, determinata, non dovrebbe avere problemi enormi per superare l'Inter, ecco, francamente. Poi certo, se a Milano la Juventus andasse, fosse andata senza, oltre a Vidal, pure Pirlo, che meritava, so, meritava il giallo. Fa tutta così. No, no, però per no, dire, era, perché poi ti condizionano, no, le partite successive, non dico di no, quelle però successive. Quanto è il rischio della Juventus a Milano, Stefano? Qual è soprattutto il rischio della Juventus a Milano? Milan è stata anche una squadra abbastanza, così, non dico protetta, abbastanza aiutata nelle ultime giornate, no? Ho visto veramente assegnare un gol a Remy, che è una cosa che veramente è un altro scandalo. Lì però è seconda in classifica, classifica virtuale, spezzettata, sì, da quando c'è Seedorf, sì, sì, con quanti visto meriti non si sa, qual è l'insidia principale che può portare a Juventus questo Milan? Ma un minimo di entusiasmo ritrovato, un po' di serenità, visto, insomma, che se la sono passata abbastanza male, no, per mesi. Adesso effettivamente quattro vittorie gli hanno ridato un po' di coraggio. È vero che, insomma, alcune sono state vittorie abbastanza, così, abbastanza colte, anche al di là delle speranze, no? Visto la partita col Bologna, ad esempio, penso alla più banale, senza il jolly di Balotelli, finisce 0-0, sì, hai fatto 0-0 in casa col Bologna, non ne ricordo pure un'altra vinta più o meno sul Fiorentina, sì, insomma. Quindi diciamo che, per carità, poi d'altro queste rimonte finali sono state una caratteristica anche del, a essere onesti, anche del Milan di Allegri, che era poca roba, però spesso è riuscito, no, in qualche partita a recuperare il risultato negli ultimi minuti, quindi un po' di carattere, però insomma che cioè, una Juve che cos'è? O la Juve si è totalmente rincitrullita o paga, ecco, questo impegno di Europa League, come ha già pagato abbastanza l'ultima partita, il derby, ma tanto insomma loro pagano sempre poco, perché c'è sempre chi è, che poi no, chi lascia la mancia abbondante sul tavolo, non lo so, che rischi. Ma poi hai visto Conte come Benitez, Stefano, sì, sì. Ti dice in quale modo, dice, perché noi torneremo adesso dalla Turchia venerdì mattina, sì, sì, allora sì, dovremmo organizzare, cioè, io ripeto, te la fanno pesare come se l'avessi stabilita tu questa cosa. Chiedono alle proprie società di non iscriversi alle coppe, magari se becchino la metà di ingaggio attuale, perché non è, cioè, no, non deve essere un alibi continuo. Io direi proprio di abolirla, ecco, i nostri italiani, a parte le figure che fanno, sì, sarebbe il caso che non partecipassero, visto con quale entusiasmo cosa facciano ogni volta. Se deve essere sto peso, rinunciate a un paio di milioni di ingaggio, statevene a casa, statevene a Vinovo, a Castelvolturno. Io sono l'unico che la farei, a vincere volentieri, ma per carità, magari se la ripetessero come formula, capisco che può essere scomodo, ma uno si organizza, lo è, certo. Poi tanto loro, se scelgono gli orari delle partite, che problema ci sarebbe a giocare lunedì, ad esempio, lo chiedi stabilmente, quindi c'è il problema di rientro, no? I giorni sono quelli, non è che ti scombussola il metabolismo il fatto di giocare un giorno dopo rispetto al normale, ma se gioca tutti i giorni, cioè, ogni come accendi la televisione c'è una partita di pallone, si può fare benissimo così, no? Anticipi ogni volta, oppure fai posticipi ogni volta, come succede, il contrario di quello che sta fatto la Champions League. Senti, invece, per chiudere in bellezza, Stefano, e poi ti salutiamo, era in qualche modo anche previsto, prevedibile, eravate in diretta ieri mentre è arrivato pronunciamento dell'alta corte del CONI, e ricorso della Roma respinto, si giocherà tra pochi intimi, non c'erano grosse speranze, per carità, però no, non è singolare la motivazione, ricorso respinto perché è tutto quello che dovevano spiegare, ma la norma va rivista. Beh, è l'unico elemento interessante, insomma, no? Che ci dà un po' di speranza, nel senso che c'è stata un'ammissione. Anche il più triste, forse. Sì,
D'altra parte non è l'alta corte del CONI che ha fatto, che ha scritto le regole, sì, no? Lì c'è qualche altro deficiente che si è esibito, adesso gli stessi deficienti si ritroveranno questo foglio sul tavolo, visto che la procedura comporta un rinvio alla giunta CONI, non so quanto si riunisca, ma credo si riunisca abbastanza presto, non si è riunita in questo periodo soltanto perché i vertici del CONI erano a Soci, quindi immagino che sia una cosa che avverrà nei prossimi giorni, dopodiché l'incartamento passa di nuovo ai geni che l'hanno prodotto, cioè la Federcalcio, del resto lo stesso Bede fa parte della giunta del CONI e poi è la Federcalcio che deve mettere mano alla materia. Nel frattempo si cercherà, spero, di limitare i danni, insomma, perché è chiaro che se ricominciano coi cori ormai la faccia a faccia è evidente, insomma, visto che sì, se abbiamo scoperto che, no, che fa un coro sul Vesuvio costa molto più caro che fare, che inneggiare alla strage di Superga, e bisogna stare molto attenti perché, insomma, sì, nel frattempo ci sono piaciuti pure i complimenti agli inservienti che devono, sì, controllare, che devono vigilare, visto, certo, che lo striscione stava dentro, sì, hanno, sì, fatto un ottimo lavoro di vigilanza, un filtro eccellente, insomma, e questo è, bisogna vedere che tempi ci mette, insomma, non, in un paese normale questa è una cosa che nel giro di una settimana viene esaminata dagli uffici giuridici della Federcalcio, in un paese normale questo non lo è, e quindi prepariamoci a tempi biblici. Mi preoccupa il fatto che nel frattempo il campionato andrà avanti e arriveranno altre sanzioni, perché, cioè, qui adesso ci sono beccati la diffida pure per le trasferte, visto quello che è successo a Bologna, insomma. Tra l'altro io mi auguro che la Roma si attrezzi in qualche modo, ieri suggeriva addirittura l'utilizzo di un service privato che filmi quello che succede dentro al campo, perché se da un settore partono 3 petardi e da un'altra parte 20, vorrei capire perché poi vengono sanzionati solo i 3, ecco, questa è una cosa che, siccome è evidente che i giudici di campo sono abbastanza miopi e sordi a seconda delle situazioni, bisogna tutelarsi in qualche maniera. Certo, ci avrà tanto lavoro l'avvocato Conte, ma, insomma, credo che la cosa neanche gli dispiaccia professionalmente, bisogna però mettersi sotto, perché questo è un momento proprio di braccio di ferro evidente, insomma, non solo c'è una sperequazione totale nei giudizi, e questa è una cosa che dovrebbe balzare gli occhi anche di quel grigione di Abete, che ha pensato bene di insultare la dirigenza della Roma perché non si era schierata sufficientemente, in modo sufficientemente duro nei confronti della discriminazione territoriale. Ma è evidente che la Roma si deve attrezzare in qualche modo, perché non, cioè, basta leggere le sentenze e capire, insomma, nelle ultime sentenze che c'è sempre, sembra che, insomma, che i disordini e le scorrettezze, le forme di appunto razzistiche di vario tipo vengano soltanto da parte della tifoseria romanista. Questa è una cosa che in un paese normale susciterebbe qualche pensiero nei dirigenti, no, di una federazione, magari anche in altre società, perché è troppo comodo accorgersi, no, dei problemi solo quando si è colpiti. Magari in questo momento raccoglie la solidarietà della valle e tutti gli altri se ne fregano, ovviamente, perché hanno altri interessi. Pensate quanto si può, per esempio, interessare al caso della Roma di Laurentiis, che ancora spera che il Napoli possa arrivare secondo al posto tuo. Però, ecco, siamo in questo paese, bisogna attrezzarsi, bisognerebbe intanto che la tifoseria ritrovasse compattezza, che cercasse di capire anche in maniera spietata, machiavellica, qual è la cosa migliore da fare in questo momento, qual è il rischio minore da assumere, e poi di conseguenza regolarsi. E poi ci facciamo il segno della croce. Quello sì, 9:21, salutiamo Stefano Petrucci. Stefano, l'appuntamento con te è in radio nel pomeriggio con noi domattina. Grazie. Certo, un abbraccio. Ciao, buona giornata. A voi.